In rappresentanza dell'Istituto Euroarabo e mio personale, porgo il saluto a tutti quanti voi. Il presidente dell'Istituto, Tonino Cusumano, mi ha invitato per fare questa sera da coordinatrice e ne sono stata onorata e compiacente, sia perché il relatore è un grande amico, è una persona che io stimo e che conosco da quando eravamo bambini, e sia perché sarà presentata una donna, una grande donna, la quale ha contribuito a fare la storia di Mazara. Una protagonista che ha fatto in modo che crescesse il numero dei bimbi, quindi ci fosse la crescita demografica in questa città. Il compito del coordinatore è quello di presentare il relatore e di introdurre l'argomento che sarà trattato. Presentare il nostro relatore mi sembra un po' superfluo, considerando che si tratta del dottore Nicola Di Giovanni, che è conosciuto, stimato e apprezzato dai mazzaresi e non solo. È noto per il suo rigore professionale, per la sua passione, per il suo impegno, per la sua bravura e posso dire per la sua caparbietà. Però detto in senso positivo, ovviamente, con l'accezione positiva. E il dottore ha iniziato la sua carriera a Roma da cardiologo, si è trasferito poi a Mazara e ha creato il reparto di cardiologia Fiore all'Occhiello della Belaiello. Questa sera sarà qui non come primario, ma come figlio di una grande donna, Paolina Marino, la levatrice. E non solo per presentarla, sarà un momento di amarcorde, un momento in cui si effettuerà un viaggio attraverso le foto, le immagini, i modi di dire, i racconti. Tutto questo verrà fatto dal nostro grandissimo Cocò per dare modo a tutti di poter ritornare indietro del tempo, perché attraverso il servizio fotografico e la documentazione fotografica che sarà presentata, ognuno di noi, credo, al di là di quello che sarà detto, ognuno di noi tornerà un po' indietro e riaffioreranno quelle che sono i ricordi più o meno antichi, più o meno sbiaditi, che il tempo purtroppo a volte ci fa perdere. A questo punto io chiedo a tutti coloro che sono nati al mondo, venuti al mondo grazie alla nostra Paolina, di alzare la mano. Vediamo un po' quanti siete. Il notaio? Dov'è il notaio per fare il conteggio? Non c'è. Diciamo che un 50% di quelli che sono qui, ecco, sono già tanti. Io non posso far parte del coro perché sono nata a Taranto, solo per quello. E quindi questa donna ha lavorato per 40 e più anni a Mazara del Vallo e dalle testimonianze che ho raccolto qui e là credo che sia giusto definirla una donna d'altri tempi a passo con i nostri tempi. È una donna moderna, una donna intraprendente e indipendente che è andata a studiare a Torino da sola per 3 anni nel 1930, che poi ha dovuto affrontare le critiche, un po' i pregiudizi di coloro che appunto non vedevano di buon occhio chi magari voleva inserirsi nel mondo del lavoro. E ha anche dovuto affrontare quella che erano la sua professione nel periodo notturno, perché ovviamente doveva assistere le partorienti quando veniva chiamata, e in un periodo in cui l'unico mezzo di locomozione era Lucarrittino, Cruciccareggio e dopo la bicicletta.
E infatti credo che questa immagine che è stata postata renda benissimo quella che era la nostra carissima Paolina. Vediamo una donna, una bella donna, su una bicicletta, con la borsa degli attrezzi, vestita di un pastrano lungo e di un sorriso un po' fiero, direi schivo quasi, di chi affronta il proprio lavoro sapendo di fare il meglio e di essere di esempio agli altri. Una donna con tanta grinta, tanta determinazione, tanta voglia di esserci e di imporsi. E una donna volitiva che superava ogni ostacolo con grande determinazione e forza di volontà. Quindi quasi una guerriera, una donna guerriera, che comunque non era né insensibile né arida, una donna generosa e altruista. Ha cresciuto 5 figli e quando una delle sue figliole è venuta a mancare all'età di 28 anni, ha accolto il genero e ha cresciuto il bambino di appena 1 anno, un bambino piccolissimo, considerandolo un figlio. La sua casa era aperta a tutti, era una casa gioiosa, allegra, piena di vitalità, e resa allegra dai grandi e dai piccini. Io concludo definendo questa donna con un termine onomatopeico, la mammana. La mammana è colei che con le mani esperte aiuta a far nascere e aiuta a far diventare mamma. E credo che Paolina sia stata una grande mamma per tutti. Io devo ringraziare intanto il nostro signor sindaco, faccio il ringraziamento alla fine perché l'ho dimenticato ovviamente, e poi per non essere usuale. Il signor sindaco che ci ha dato la possibilità di usufruire di questa splendida sede, e devo ringraziare anche il dottore Mario Tumbiolo, qui presente questa sera, ci ha fatto questo grande onore di essere qui presente, perché lui sponsorizza le nostre serate, fa in modo che nel dopo ci sia la possibilità di gustare i vini della strada dei vini e dei sapori. Un'anticipazione e poi ti lascio il microfono, sarà tutto tuo. La commissione toponomastica, il cui presidente è l'assessore Vito Ballatore, ha nell'animo di intitolare alla nostra Paolina Marino, la levatrice, una strada di Mazara del Vallo. Sarà fatta il più presto. Forse ho scordato qualcosa, ma forse no, non lo so. E comunque nel corso della serata ricorderò quello che ho scordato. Io entro subito in argomento perché la Paolina non gradiva troppe chiacchiere. E allora, in premessa noi dobbiamo dire questo: il parto, e c'è qualche collega ostetrico, il parto, e c'è qualche collega ostetrico che mi sente, è un evento naturale, fisiologico. All'epoca si partoriva in casa, andare in ospedale era quasi una vergogna, e si andava in casa con tutta una serie di procedure, poi magari ne parleremo più avanti. E quando è che si è cominciato a parlare di partorire in ospedale? Quando si è notato che la mortalità neonatale era abbastanza elevata, e allora si è cominciato a parlare di ospedale dove partorire, ma diciamo poi c'è stato anche una evoluzione tecnologica per cui oggi non si può più partorire se non si va ogni mese dall'ostetrico che deve mettere una sonda
mi scuso con i colleghi, però credo che sia. Andiamo ai numeri. Calcolando che mediamente Paolina faceva una media di 30, 25, 20 parti al mese per 40, 45 anni, fate il conto se non abbiamo superato le 10.000 nascite dalle sue mani. E questa manifestazione in pratica cosa vuole essere? Intanto un ricordo della donna che comunque ha inciso nella storia della città e che nello stesso tempo vuole essere una marcord di episodi, di stati d'animo, di come voglio dire, di quei momenti vissuti che non sono più ripetibili perché non esistono più. E lei, come diceva giustamente Flora, ha contribuito a modernizzare, e lo vedremo nel corso della manifestazione. Qua siamo proprio, questa foto ritrae l'arco normanno negli inizi del Novecento, quindi vedete un po' come si è evoluta anche dal punto di vista, diciamo, della morfologia la città. E questa è la via Roma. La via Roma, vedete qua all'angolo a destra mio padre con me in braccio, via Roma che fa angolo con via della Palma, dove c'è il tabacchino Santo Stefano. Dietro c'era un cortile, e c'è ancora, che è stato una sorta di microcosmo dove sono vissuti almeno 5 dei figli o dei fratelli di mia madre. E questa è la foto che ritrae in principio che fu Rosalia era la mamma, non so se l'indicatore la fa vedere. Rosalia era la mamma che ha dato l'esempio come mammana, ha fatto nascere 9 figli. Questa era mia madre a quell'età. Mia madre è nata nel 1911. Rosalia è nata nel 1876, quindi già abbiamo 2 secoli che si accavallano, e comincia a apprendere i primi rudimenti della professione proprio nel cortile di via della Palma. Studiava, però era insoddisfatta perché capiva che bisognava fare qualcosa di più che faceva la mamma, anche perché il temperamento non le mancava, aveva anche un temperamento artistico, qua la vediamo in una rappresentazione. E allora anche come atteggiamento fiero, volitivo, caparbio, un carattere forte, possiamo dire un caratteraccio, perché no, lo posso dire. E poi anzi sostengo che il caratteraccio si eredita da madre in figlio e da figlio padre in figlia. Ha capito subito che non era più. Guardate bene questa foto e guardate cosa c'è scritto qua. Aliotto Iorna. Cosa vuol dire? Ai tempi ci si sposava e per 8 giorni la sposina non doveva uscire di casa. Dopodiché, dopo gli 8 giorni, si andava a fare la fotografia. E la mattina, l'indomani mattina del matrimonio, c'era la cosiddetta bellevata. Chi se lo ricorda? Sapete cos'era la bellevata? Il controllo della suocera che andava a cambiare le lenzuola. E in qualche caso si esponevano. A questo punto lei giustamente capisce che qualcosa deve cambiare. Allora convince il padre
a portarla alla scuola delle Molinette di Torino, dove c'era la scuola più importante dell'epoca per l'ostetricia. Il papà non si faceva pregare, perché era un tipo a sua volta abbastanza, era il tipo che partiva, faceva 24 ore di treno, i treni quelli antichi a tavolaccio, per andare a vedere le prime della Scala, quindi non è che era un personaggio che si tirava indietro. Giustamente lei si è inserita subito nell'ambiente torinese, qua la vediamo in una foto di fronte alla Mola Antonelliana, e qua la vediamo con un gruppo di colleghe, sempre con questo modo elegante e anche spavaldo, diciamo, di vestire. Torna nel 1933 e voi vi chiederete: ma che c'entra questa? Questa non so se qualcuno di voi lo ricorda. La ricordate? Angelina Lamarca, la preside della scuola media, cognata di mia madre, che era anche una donna abbastanza volitiva, con cui spesso entrava in conflitto con mia madre. E questo era allora il mezzo di locomozione, questo asinello con il carrozzino. Anche mia madre all'inizio cominciò così, ma capì subito che non poteva andare e inforcò la bicicletta. Siamo nel 1933, era appena tornata da Torino e capì che doveva accelerare, doveva cambiare modo di muoversi. La somiglianza siamo nel 1930, ecco che comincia a cambiare anche l'arco normanno, ma non è certo il tipo che si arrende. Questa foto è del 1937, lei già si era inserita nella professione e usò, forse una delle prime a Mazara, il costume vero, perché prima il bagno si faceva, questa è la cosiddetta spiaggia in città, stiamo parlando delle cammaregge, dico bene professore, che erano le palafitte che sorgevano fra l'Ops Hotel e lo sbocco qua di via Valeria. Quella era allora la spiaggia in città e le donne facevano il bagno con tutta la vestaglia. Nel frattempo muore la mamma, Rosulia, e lei diventa nel 34 ostetrica condotta del comune. Si evolve anche nell'aspetto, si sposa e comincia anche lei a dare il buon esempio, cominciando a fare figli. Questa è una, guardate bene questa foto e guardate questo, mannaggia, questa è mia sorella, la grande, quella che non c'è più, e questo sono io. Guardate questa foto, a chi è mandata, vediamo se riuscite a leggere bene. Prego gentilmente i signori della censura far pervenire questa fotografia al prigioniero che ancora non conosce i bimbi della sorella. C'era un fratello che era prigioniero in Africa, le mandò la fotografia. Queste sono foto di nostre, di fratelli, e questa è la famiglia a completo. Sì. Questa è la famiglia al completo, si va anche modificando nell'aspetto, e questo è il momento, diciamo, di maggiore splendore. Siamo negli anni 60, questa era il tipico modo di come si partoriva allora. Lei aveva il suo camice, andava a casa, faceva nascere i bimbi e faceva il primo bagnetto. E che c'entra? Cosa c'entrano? Questo è lo yoko delle pignate.
cosa ho voluto simboleggiare? Che in quel momento Mazara era nello splendore della marineria e si facevano figli a ripetizione, se ne facevano, io ricordo c'erano giornate che non aveva neanche il tempo di venire a pranzo e di notte spesso rimaneva fuori, perché la marina era florida, produceva, e qualche volta io lo accompagnavo. E vi devo raccontare qualche episodio al riguardo che ho vissuto. Certe sere, particolarmente quando pioveva, faceva freddo, siamo negli anni 60, l'accompagnavo, specialmente di notte quando doveva fare partorire, e giustamente i bambini venivano fatti uscire dalla casa. Io questi bambini ci discutevo, ci parlavo e facevo delle domande. Dicevo, per esempio, cosa volete che nasca, fratellino o sorellina? Ho bisogno di dirlo in dialetto, se no non se ne coglie. Va a essere mascolo, perché se è mascolo va a bordo, travaglia e produce. Se è femmina, facciamo a fare la rota. Infatti, anticamente, quando nascevano i figli maschi, allora l'acqua del bagnetto veniva buttata fuori e si gridava mascolo e mascolo al re. Se nasceva una femminuccia, l'acqua veniva buttata nel water. Non so cosa significasse, ma un senso questa cosa doveva pure averla. E un'altra cosa interessante, che quando nasceva un bambino, al papà, la mamma si dava sempre il brodo di pollo, e il papà doveva mangiare, se era maschietto, il collo del pollo, perché in questo modo il bambino nasceva, era più virile, così almeno dice il Castelli, mentre per il P3 il collo del pollo si mangiava soltanto perché altrimenti al bambino cadeva la testolina, però per le femminucce non si mangiava, quindi non si sa, la testolina poteva anche cadere. E guardate questa foto ritrae un altarino che gli antichi romani chiamavano il penitus. Il penitus era il luogo di preghiera e dove venivano raccolti era una sorta di dispensa. Dice, ma che c'entra tutto questo? E c'entra, ve lo dico subito perché c'entra. Un giorno si bussa alla porta, al portone di casa nostra, si affaccia una signora, sempre in dialetto perché sennò perde. Signora Paolina, è vura. È vura significa è ora. Però lei è un navagliere in via Gessai. Lei è navagliere in via Abate Calia. E perché? Perché la via Gessai oramai non c'è più nuggio. La partoriente e nell'altra casa, io stavo nella via Gessai a chiamare le patronegge. Si ragionava ancora come se si dovessero invitare i penati o i lari, che erano gli dei protettori dei romani. A proposito di galline, che c'entra la gallina? E c'entra, come no, perché la gallina fa nascere l'uovo, e se l'uovo nasce storto che succede? Succede che la gallina muore, e allora l'usanza o la credenza dell'epoca cosa prevedeva? Prevedeva che siccome l'uovo alla fine è una sorta di bimbo che nasce dalla gallina, si portava la gallina a casa di Donna Paolina. Donna Paolina si era organizzata, che aveva in una lavanderia un guanto particolare, estraeva l'uovo, dopodiché era obbligatorio
che mantenesse sia l'uovo che la gallina. E se, se lei diceva ma portatevela, si offendevano perché era un diritto, o anzi un dovere per Paolina accettare questo. Torniamo, ma ve lo ricordate quell'asinello? Quello che ho fatto vedere all'inizio con il carrozzino? Quell'asinello, anche lui ha la sua storia nella nostra famiglia. E vi dico subito perché. Questo nostro zio, fratello di mia madre, era l'unico che questo asinello non aveva morsicato. Però diceva sempre, se quell'asinello lo morsicava, lui lo ammazzava. E così ha fatto. Quando l'ha morso, se l'è messo sulle spalle, l'ha portato all'ascico e l'ha buttato. Dopodiché bene ha pensato di andarsene in America. E se ne andò in America e mancò una trentina d'anni. Durante questi 30 anni, ogni tanto a casa mia arrivavano dei pacchi, più che non si dice, di robe americane, cioè di robe che non avevano. E giustamente mia madre soffriva questa cosa. Quando arrivò, non le è parso vero, dice: tu hai mandato tutte robe americane per una vita e ora ti faccio vedere. Ci obbligò i figli tutti a organizzarci a fare il giro di Sicilia, Erice, Taormina, praticamente ci fece fare il giro di Sicilia nei migliori alberghi. Quando partì il fratello se la chiamò, disse: cara sorella, America è qua. Non te ne mando più. Questa è la foto nel pieno della sua maturità. Ecco, cioè quando ha capito che non ce la faceva più, finalmente ha deciso di comprare la macchina. Era una 500, credo che la terza, questa macchina non l'abbia mai innestata, perché per lei il percorso era andare da casa a casa della... Questo naturalmente è l'avvocato Pietro, che forse qualche volta questa macchina se la prendeva quando ancora mancava la patente. Ecco Paolina che va maturando, rari momenti di tranquillità, di vita sociale, ma sempre dedita al lavoro, notte e giorno, non c'erano feste, non c'erano domeniche, non c'erano notti, non c'era pioggia, e andava non si limitava e non si risparmiava, anche spesso trascurando noi figli, lo possiamo dire, però sempre con quella determinazione, con quel carattere, con quella grinta, chiamiamola, che era però miscelata a una sorta di tenerezza, di dolcezza o di voglia di essere anche lei coccolata, di essere però senza farlo vedere che veniva coccolata, e nello stesso tempo di una generosità incredibile, che non è stata sempre a disposizione e ha aiutato fratelli, nipoti, tutta la famiglia, perfino quando succedeva che assisteva a un parto di qualche tunisina, andava a preoccupare, a parte che chiaramente non si faceva neanche pagare, si preoccupava pure di andare a portare le robine, i pannolini, qualche vestitino. Quindi figuratevi il modo come... E la sua vita chiaramente scorreva fra la casa, Gian Greco, qua siamo sotto un gelso, e la casa dove
non si lesinava di fare anche la casalinga. Qua sta raccogliendo lo stratto. Ecco quello che dicevo prima. La coccola del figlio Salvatore, che forse era il prediletto, che vedete che belle braccia robuste che ha, gliele faceva dondolare per poi baciarla, e lei giustamente faceva finta di seccarsi di questa cosa, però le piaceva. Nel frattempo va maturando, si avvicina all'anno 70, come ha detto Flora, che è morta la figlia grande, rimane questo figlio piccolo di un anno, e lei diventa la mamma del sesto figlio. Se ne va in pensione nel 74 dal comune, riceve una medaglia d'oro, non del comune, sia ben chiaro, e di questo ne andava orgogliosa. La medaglia d'oro le è stata offerta da tutti i dipendenti comunali, cosa che lei ha gradito più che se fosse il comune. E torniamo a me, a questo punto sono io che devo fare un'autocritica. Perché? Perché quando ero giovane ero un poco scavezzacollo, ero un po' comunello, non ero molto portato per gli studi. Quando le ho detto, guarda che io mi voglio iscrivere in medicina e me ne vado a Roma, mi guardò un pochino, dice, ma tu ci vuoi provare? E sono riuscito invece a laurearmi. E lì scattò la zuffa del suo carattere con il mio carattere. Perché mi fa, dice, tu ora devi continuare la tradizione di devi diventare il terzo mammano. E io, no, col carattere che mi ritrovo, ho detto di no, io voglio fare il cardiologo. Quindi zuffe, no, non vi dico. Però l'ho spuntata io, come giustamente faceva notare Flora nel... E le dicevo che al più io marmocchi in braccio li volevo tenere come nipoti. Giusto, quindi questa era la mia... E nel frattempo, cosa per una sorta di rivalsa nei confronti di mia madre, e questa è tutta la tribù al completo che diciamo sicuramente ha una di questa donna una memoria indimenticabile. E io che cosa ho fatto? Per una sorta di rivalsa ho voluto creare la cardiologia, e mi pare di esserci riuscito. Addirittura il mio obiettivo era una cardiologia internazionale, qua siamo in Libia ai tempi di Gheddafi. E quindi oggi mi ritrovo a dover dire ho interrotto una tradizione ostetrica, chissà se si crea una sorta di nuova tradizione cardiologica, quindi come la possiamo dire, un viraggio attraverso tre secoli, perché siamo partiti dal 1876, nel 900 lei è stata la protagonista, chissà che nel 2000 ci sarà una nuova saga dopo quella delle mammane, delle ostetiche levatrici. Oggi chissà se si formerà una nuova saga cardiologica. Io credo. Io credo che comunque tu un po' hai continuato la tradizione, perché mamma faceva nascere i bambini. Tu quanta gente hai fatto rinascere?
Lei faceva nascere i bambini e tu dai spesso la vita agli adulti, no? E quindi tu e i tuoi figli, per cui io credo che continui questa tradizione. Ho dimenticato un episodio importante, ho visto dei colleghi ostetrici che mi possono smentire se vogliono. Ci fu un momento che venne chiamata ad assistere al parto di una donna. Questo parto era un po' difficile, era lei che decideva se chiamare il medico o meno. Chiamò un medico, il medico venne, finito il parto, il medico: va bene, allora tutto a posto, me ne vado. Lei, com'era suo costume, suo modo anche di essere e di fare, dice: no, io mi fermo un altro poco, è ora di pranzo, che fa, mi mettete 100 grammi di pasta pure per me? Si fermò e mangiò a tavola insieme alla famiglia. A un certo punto la partoriente, che si doveva tranquillizzare, la chiama: signora Paolina, ma io qua ho ancora dolore, scelto la figlia, c'è lo secondo che va a nascere. No, non si è... questa è una cosa... Non vi ho raccontato la mia sindrome, io ho la sindrome del sciauro. La sindrome del sciauro, sapete cos'è la sindrome del sciauro? Io ero quello che venivo da scuola per ultimo e mi sedevo al tavolo, che era ora di pranzo, nel punto più vicino alla stanza dove lei visitava. Giustamente arrivavano le donne incinte e siccome era obbligatorio che chi è incinta doveva non soffrire del sciauro, l'ultimo boccone mi veniva preso al volo. Quindi tutto questo, diciamo, era un contesto che credo che sia veramente irripetibile, non esistono più queste... però devo dire che almeno io l'ho vissuto e non dico che lo rimpiango, però non lo posso cancellare dalla mia memoria. Grazie. A proposito di Luciavoro, Luddisio, voi tutti lo saprete perché insomma anche io ricordo che quando ero ragazzina mi si diceva che la donna incinta doveva, se sentiva un odore, anche se non lo sentiva, se desiderava mangiare qualcosa e non gli veniva immediatamente dato, aveva un bambino o lo abortiva, o addirittura il bambino veniva con quella chiazza del cibo che si voleva mangiare nel posto in cui la donna si toccava. E addirittura c'erano donne a cui facevano bere l'urina. Non so il motivo per cui avveniva questo, ma se era come controindicazione, appunto io ho letto nei vari libri che a delle donne gravide si dava a bere l'urina. Quindi insomma, poi non so, la mamma se ti raccontava del fatto che ai bambini neonati si metteva la santina dentro la camicina da notte, dentro il petto, no? Cose normali, ecco, la santina e il corno o l'unarsu russo, perché c'era appunto questa religione e superstizione che persisteva, come i padroni di casa per esempio, si dava da mangiare prima ancora che nascesse il bambino, si faceva il giro della casa dei quattro angoli perché si dovevano soddisfare e ringraziare i padroni, e se c'era qualcosa nel bambino che non andava, a questo punto si cambiava casa addirittura, perché il padroneggio di casa un nilovonno. E come per esempio c'erano le libedri signori, canciate di libedri signori. Quando ero piccolina sentivo questa frase e pensavo che canciata di libedri signori significasse che veniva trasformata e diventava più grande, e invece no.
c'era si credeva che appunto se i padroni di casa non erano contenti, scambiavano, prendevano il bambino sano e mettevano quello malato, perché magari determinate malattie tipo la poliomielite, non so, cioè, non si sapeva che esistessero, e quindi erano sti padroni di casa che portavano via il bambino, che di solito erano donne, le padronelle di casa, sono raffigurate come delle donne, che così sono un po' bizzarre, buone ma bizzarre, che insomma abitano la casa. Sono appunto credenze e usi che adesso credo siano completamente a eliminare, appunto. Grazie, credo che non ci sia altro da aggiungere. Chi vuole? No, io penso che sia bello che qualcuno. Ecco. Volete che vi porti il microfono lì? Se c'è Anna che vuole parlare, Anna mia cugina. Ah sì, è vero. Anna Di Giovanni, tu mi avevi detto che. Ecco, ti aspetto. Poi c'erano gli tizi di donna, per esempio, no? Quando i bambini con il sudore avevano i capellini appiccicati dietro, non si toglievano, perché ovviamente questo significava che avevano, che le buone fate o le padronelle di casa avevano creato, volevano tanto bene al bambino, che avevano intrecciato i suoi capelli, e quindi si aspettava che queste cadessero. Ecco qui Anna è una nipote. Sì. Buonasera a tutti, io sono una delle tante nipoti della zia Paolina. Per me la zia Paolina era mitica, era bellissima. Io mi ricordo che mi piaceva tanto andare a casa sua, e ci andavamo spesso con mia madre e mio padre, perché c'era veramente tanta. Si frequentavano molto. E io mi ricordo che si respirava un'aria veramente meravigliosa, forse anche legato al mio ricordo, diciamo, di bambina. C'erano sempre confetti, c'erano sempre cioccolatini, ed era una casa che era sempre in festa. Suonava sempre il campanello e lei era sempre pronta con la borsa, aveva quella borsetta sempre pronta, era prontissima, aveva di tutto. Io ero curiosa di sapere cosa c'era dentro quella borsa. E poi arrivavano sempre le signore con le bambine, con le femminucce, che volevano fare buchetti praticamente negli orecchi per mettere gli orecchini alle bambine. E mi ricordo, lei era di una precisione incredibile, attenta, precisa, e amava tantissimo il suo lavoro, e lo faceva veramente con una precisione invidiabile, veramente. Magari fossero tutti così anche oggi. E mi ricordo che era una donna emancipata, un po' come mia madre, pure lei, mia madre per esempio andava in bicicletta, e lei era lo stesso modo. E io mi ricordo che aveva la 126, non so se c'è questo ricordo, e portava la 126, era insomma sempre in giro, e niente, poi crescendo teneva tantissimo ai suoi nipoti, e amava fare le visite, e amava anche ricevere le visite. E mi ricordo, ogni volta che ci andavamo con mia madre a casa, ci faceva una gran festa, e chiedeva sempre di mio papà, diceva: e lo cugnato Asparino, come sta il cugnato Asparino? Ma perché un minimo cugnato Asparino? Cioè proprio era molto legato, e teneva tanto a curare praticamente la famiglia e la parentela, ci teneva tanto. Quindi era al tempo stesso emancipata, ma al tempo stesso anche, come dire, all'antica. Una persona che amava comunque la sua famiglia e che teneva buoni rapporti con tutti, veramente. E quindi quest'oggi, quando mio cugino mi ha invitato, ho detto: e pure io voglio dire qualcosa alla zia Paolina, perché conservo proprio un bellissimo ricordo suo. Ecco. Chi è che vuole raccontare qualche episodio, qualcosa che attraverso queste foto è venuto in mente, qualche ricordo? Nessuno? Eccolo, Enzo Montalbano Caracci. Buonasera, credo che ci conosciamo tutti, per la verità. Io devo testimoniare il fatto che ho attraversato una parte importante della mia vita assieme a Paolina. Io, sto signore qua, questo col caratteraccio che ha dichiarato di avere, l'ho conosciuto quando avevo 6 anni. E da allora, purtroppo, qua siamo, o per fortuna, per la verità.
Allora, queste fotografie, come si diceva, ho sentito dire all'inizio, hanno richiamato, al di là del grandissimo amore che tanti che hanno conosciuto Paolina hanno per lei e per, io credo anche per la discendenza di Paolina, che bene o male ha sedimentato a Mazara una propria fisionomia. A me sono venute in mente tante cose, ci sono dei flash interessanti. Io ricordo la fotografia della locandina in cui si vede Paolina in bicicletta su questo lungomare, che non aveva ancora il corrimano, ma aveva la ferrovia. La ferrovia che ci portiamo ancora appresso, insomma, no? Non riescono i nostri baldi tecnici a fare in modo di sotterrarla definitivamente. Se vedete questa strada che è stata rifatta qualche anno fa, nel 2014, adesso ha nuovamente la ferrovia che riemerge, quindi una ferrovia onnipresente e assolutamente immortale sembra. Bene, quella ferrovia è stata per Mazara un pezzo di storia. Allora io faccio un collegamento, do per scontato questo grande affetto per Cocò e quindi per Paolina, insomma, perché poi l'ho vissuta questa cosa. Però volevo fare in modo che si ricordasse anche quello che quel periodo ha significato. Quella ferrovia era una ferrovia che era nata, credo, durante la Seconda Guerra Mondiale, perché c'era un treno armato, cioè c'era il treno che doveva fermare l'invasione degli anglo-americani. Poi, insomma, fortunatamente andarono da un'altra parte a sbarcare e non fu necessario provarla. Eccola lì. Quella ferrovia era anche, nel dopoguerra, io mi ricordo, io risalgo, sono nato nel 44, risalgono al 48 o 50, quella ferrovia era anche un asse economico, perché lì si serviva quella ferrovia, e qualcuno forse lo ricorderà, sicuramente qualcuno lo ricorda, serviva a trasportare per esempio lo zibibbo, che arrivava a Mazara con i motovelieri. Perché motovelieri? Perché prendeva meno spazio il motore e quindi si potevano caricare di più. Non c'erano motori grossi, quindi era una cosa, un bel equilibrio allora, quindi anche un pezzo di storia della ingegneria navale. E quella zibibbo, che era zibibbo da tavola, naturalmente, aveva una cassetta particolare che lo conteneva, una cassetta che era un tronco di piramide, forse, non lo so, quello che era. Bene, quella stessa ferrovia ha visto nascere il primo trasporto di pesce refrigerato. Era stata allora un'invenzione, prima che ci fosse una viabilità sufficiente a trasportare attraverso i camion, si trasportava con i carri frigoriferi. Bene, allora, su questo tema ci colleghiamo a quello che oggi è quello che è rimasto. Avevamo una marineria che negli anni 50 riempiva il porto per il gioco delle pignate, e adesso abbiamo una marineria un po' in disarmo, abbiamo altre attività fortunatamente, abbiamo, secondo me, questa è una riflessione che credo a Paolina farebbe piacere sentire, abbiamo una città che ha un potenziale enorme, bello, è bella Mazara, e ve lo dice uno che è stato lontano 58 anni, è una bella città, una città piena di fascino, una città in cui si può fare veramente molto, ma si può fare molto se ci sarà, e ci saranno sicuramente, persone come Paolina che sapevano cambiare il mondo. Prego, noi aspettiamo questo, testimonianze. Testimonianze dettate dall'emozione anche, no? Prima di tutto, complimenti Nicola. Mi chiamo Giovanni Loiacono e sono emigrato nel 68 negli Stati Uniti. Sono orgoglioso di vedere il Suminico, perché that's che mi ha ospitato a me, papà e la zia Paolina. E lui mi diceva sempre: Paolina ti fece nascere. Ma io ci facevo: ma io nasci all'ospedale, ma quando nasci Paolina? Però nel 77 sono ritornato in viaggio di nozze e ho conosciuto veramente la signora Paolina. Di nuovo, complimenti con questa grandissima donna e grazie. Ma un'ultima cosa me la fate dire. L'ultimo gesto professionale l'ha fatto nell'84, era ormai in pensione da tempo, a quel tempo non esisteva ancora l'ecografia,
o era proprio appena agli inizi, c'era in famiglia, parlo nella mia famiglia, una terza nascita in ospedale. Lei giustamente mise il camice, entrò in sala parto. Una delle ostetriche la guardò, è sempre in dialetto, dice: ma lei qua, che fa, che vuole? Co sogno io? Io sogno chi già che ti fece nascere. Perché poi si ricordava di tutti. Nel frattempo stava crescendo l'unico maschio di Giovanni, che è mio figlio Giacomo. Lei uscì dalla sala parto tenendolo per un piede nel corridoio. Ce l'abbiamo fatta, perché sennò la genia di Giovanni si estingueva, perché tutti gli altri, tutte sia femmine, solo femmine. Credo che possiamo. A questo punto c'è un momento musicale. Prima però vorrei leggere qui la locandina per il prossimo incontro. Sarà giovedì 19 luglio, sempre alle ore 21. È italiano, siciliano e arabo in contatto. Profilo sociolinguistico della comunità tunisina di Mazara del Vallo, di Luca Danna, Università del Mississippi. Dialoga con l'autore Giovanni Ruffino dell'Università di Palermo e coordina Grazia Maria Lisma dell'Istituto Euroarabo. Seguirà una proiezione passeggiata fotografica di Ninni Pecoraro. In chiusura ci saranno sempre i commenti e il brindisi offerto dal nostro Mario Tumbiolo. Adesso passiamo al momento musicale. Vi presentiamo un trio di recente formazione, studiano al conservatorio e sono alunni della scuola Crescente. Preciso che Fabio Crescente è sposato con Chiara, figlia di Piero, figlio di Paolina. Quindi insomma restiamo sempre in famiglia. Allora avremo Arabella Rustica al contrabbasso, Edoardo Donato al sax e Bruno Crescente alla chitarra. Buon ascolto. Il tempo di montare gli strumenti. Allora noi nel frattempo chiacchieriamo. Di cosa parliamo? Coco, io sono il conduttore, la coordinatrice, tu sei il relatore. Ah, ecco. Continuiamo a parlare del parto? Sì, no, non lo so. Di cosa parliamo? Possiamo parlare del fatto che allora non c'era l'ecografia, quindi non si sapeva prima della nascita se il sesso del nascituro. E allora c'erano mille modi per intuire, e allora si diceva sì, così. Questo è sicuro, questo è il metodo sicuro. E uno era quello di fare sedere a terra la puerpera e la donna incinta. E secondo, se si alzava appoggiando a terra la mano destra o la mano sinistra, era maschio o era femmina. Poi su due sedie si mettevano coperti da un lato le forbici e il ditale, dall'altro una chiave mascolina. La chiave mascolina sarebbe quella che poi entra. E secondo quale sedia prediligeva la ragazza, allora sarebbe stato maschio o femmina. Oppure un altro metodo per stabilire con certezza scientifica, la pancia. Se la pancia era a punta c'era il maschietto, se invece era tonda c'era la femminuccia. E poi c'erano anche i proverbi. Dolore all'anca, femmina bianca, femmina beggia, figlia femmina. Ecco, allora insomma si cercava, oppure con l'ago,
si apriva, la donna apriva il palmo della mano e con l'ago e il filo si faceva dondolare quest'ago e il filo. Se ruotava attorno alla mano era femmina, se invece dondolava era un maschio. Insomma, studiamo tante di queste. Qualcuno di voi ricorda qualcosa? Ecco, certo, qua, sì, prego. Prego. Di queste usanze, di queste credenze, io volevo semplicemente portare una testimonianza per quella che è stata quella donna meravigliosa che è stata Paolina. Ecco, come se noi vogliamo caratterizzare un'epoca, cercare un elemento che possa lì per lì immaginare o rappresentare un momento, questo sicuramente è Paolina. Non dico la signora Paolina, perché tutte la chiamavamo Paolina. Questa Paolina la levatrice, questa è stata quella donna che ha caratterizzato un'epoca di Mazara, perché senza Paolina l'epoca di Mazara sarebbe il momento, diciamo la storia di Mazara sarebbe monca, incompleta o insignificante. Io l'ho conosciuta quando ancora ero bambina e quindi nascevano i cuginetti e mi ricordo che andavamo lì a vedere quando la signora Paolina lavava il bambino e quindi assistevamo. Ma poi io sono stata una sua paziente. Io ho i miei bambini, la mia figlia, ecco, non, è meglio non precisare, l'ho avuto con Paolina, quindi io l'ho vista, l'ho incontrata piccola, ma poi da grande, ecco, ho avuto modo di sperimentare la sua classe, il suo modo di approccio, il modo anche di poter incoraggiare, di poter essere di sollievo in un momento che certamente non è quello. Quindi io vorrei semplicemente dire, non vado per il lungo, Paolina ha caratterizzato un'epoca a Mazara. Una... Sì, come no? Allora, intanto magari sarò banale, ma in effetti sono molto emozionata per questo tuffo nel passato che tu ci hai fatto fare, perché noi abitavamo al secondo piano, la zia Paolina abitava al primo piano nella stessa palazzina, quindi tante esperienze, tante vicende. Comunque la zia Paolina era così, effettivamente volitiva, forte, però non dobbiamo dimenticare che lei doveva essere così, perché era l'unica figlia femmina con 8 fratelli maschi, quindi guai se non fosse stata così, guai veramente. E poi per rifarmi al discorso che diceva la signora delle tradizioni del passato, siccome già erano nati 6 maschi, se non mi sbaglio, 6 maschi prima della zia Paolina, sei maschi prima della zia Paolina, allora c'erano tante tradizioni perché questa figlia femmina non arrivava. E ricordo che il 6° figlio maschio, che era lo zio Mimì, dovette subire il fatto di avere fatto i buchi nelle orecchie, perché questo significava, questo no, era un buon auspicio, indicava qualcosa che poi sarebbe stata femminuccia. In effetti la zia Paolina è nata, non so se è stato, no, è stato sicuramente il caso. Per cui i nonni pensavano che si fosse spezzata questa catena, però dopo la zia Paolina, ahimè, altri 2 maschi, quindi lei è rimasta sola ed era lo splendore di quella casa in realtà. Cosa vuoi dire, Vanessa? Io voglio dire che sono Rosalia, praticamente sono mia nonna che avete visto qui, la mamma di Paolina, e infatti da mia cugina mi ha detto sei precisa Rosalia, certo Rosalia era mia nonna, è chiaro che ci assomiglio. Comunque per quanto riguarda la zia Paolina io ho un ricordo meraviglioso, è stata per me una zia, sono molto emozionata a ricordarla, io ero piccolissima, però ricordavo quando lei andava fuori con la sua bicicletta che abbiamo visto, me la ricordo, era di colore verde se non ricordo male, e diceva a mia mamma, perché mia mamma teneva i figli, 5 figli, mia mamma che insegnava e aveva molto, sì c'erano delle donne che badavano i figli, ma anche la mia mamma diciamo faceva la sua parte, e lei siccome aveva
un fischio particolare che noi conosciamo. Io non voglio fischiare qua per, che, fallo. Allora lei fischiava in questa maniera praticamente lei non suonava il campanello. Lei appena arrivava, fischiava, mia mamma si affacciava e lei diceva: Lina, Lina, stai attenta che io verrò tardi questa sera, stai attenta ai bambini, perché è una prima rola. La prima rola significa che se la tira, diciamo, chissà quando partorirà. Io poi ho tantissimi ricordi, ma ne dico soltanto uno perché poi c'è qua il momento musicale. E ricordo che quando lei... quando battezzavano alcune donne che avevano partorito con lei, poi li invitavano al battesimo e lei si vestiva in maniera molto elegante. Io ricordo un bracciale, ero piccolina, ricordo un bracciale proprio largo così d'oro, te lo ricordi, c'è ancora, e poi, ah, ce l'hai tu, è giusto così. È giusto così, Paola. E poi si metteva degli orecchini con i granatini, mi ricordo, e un vestito con le rose rosse, proprio molto, diciamo, appariscente, di seta, e andava al battesimo. Noi bambini aspettavamo tutti che lei portasse dolcini, i confetti, e aspettavamo fino a tardi che lei ritornasse. Comunque, ho altri ricordi e tanti. Dimmi. Me l'ha regalato perché io mi chiamo Paola come lei. Punto. E infatti mi sembra per giusto. Non smentire, perché è giusto. Le ho detto: bene, me lo posso squagliare? Addirittura. Proprio il nome. Proprio e quindi l'hai squagliato? No. Ah no. Comunque è un bel ricordo comunque che ti ha lasciato. Va bene, io potrei dire tante altre cose, ma poi si fa troppo tardi per i ricordi che ho bellissimi. Thank you.
Thank you.
grazie ragazzi. Allora, ringraziamo questi ragazzi bravissimi, complimenti. E se... eh? Sì, ognuno di voi mi dice il nome. Sì, Bruno Crescente. Arabella Rustico. Edoardo Donato. Grazie.